Bella raga, rieccoci a un'altra settimana di analisi di Raiduan per il Memory of Chaos con le nuove arrivate, Lynx e Fuc Chuan, e iniziamo a vedere l'utilizzo dei personaggi preso su una base di circa 11.000 player di a caso, persone che hanno dato i loro dati a Raiduan, eccetera, 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 per capire un po' come queste Fuc Chuan e Lynx hanno variato questo nuovo Memory of Chaos. C'è da dire che c'è un'altra grossa differenza, la nuova Turbulence che favorisce tremendamente personaggi ad area, ma questo le persone prese in considerazione a Pride non lo sanno perché vediamo un aumento degli utilizzi di Zele che chiaramente è super collegato al Mono Quantum, chiaramente è veramente tanto collegato al Mono Quantum, solo che chiaramente i personaggi ad area hanno decisamente più valore in una turbulence come quella dei Trotter che abbiamo adesso, quindi infatti vediamo un aumento dell'utilizzo di Qin Shue che secondo me continuerà a salire pian piano che andiamo avanti e credo che se l'andazzo di Star Rail continuerà ad essere quello di dare vantaggio ai personaggi ad area, Qin Shue e continuerà a essere giocata sempre di più. Chiaramente Zele è il personaggio più pullato su Star Rail, quindi è un po' obbligatorio per alcune persone utilizzarla in un certo senso. E poi adesso chiaramente ha un supporto dietro di Fuc Chuan più Lynx che aiutano tanto il volerla usare, ma Qin Shue sta salendo sempre di più. Infatti vediamo che l'utilizzo di Qin Shue, di Yimeko, di Erta ed Imbibitor chiaramente sta salendo per via della turbulence che sta adesso. A proposito di Erta, hanno tirato su Erta a rank B nelle AOE da rank E che era prima o D, non lo so. Quindi è incredibile. Io Erta ci ho fatto tutto il memory, avete visto, non so, so se avete avuto occasione di vedere un po' il mio clear con Erta. Ho livellato Erta, l'ho maxato, gli ho dato delle relic. E in questo memory funziona tremendamente bene anche per via della presenza di elemento ghiaccio incredibile. Tra l'altro, oltre a questi numeri qua, ovvero quali sono i personaggi che sono stati utilizzati di più e quali utilizzati di meno, nel senso rispetto alla turbulence precedente, che questa era interessante vedere l'aumento di Yimeko, di Qin Shue, che l'aumento di Yimeko, a me dispiace perché questo aumento di Yimeko è dovuto ai 50-50 persi su Fuc Chuan. No, vabbè, però io adoro il personaggio, cioè io adoro Yimeko e funziona molto bene. Funziona molto bene. Anzi, adesso secondo me c'è un team fuoco che io vi porterò appena riesco, che sono Yimeko Asta e Silverwolf più Fuc Chuan o Silverwolf più Lynx, che secondo me è un team giocabile in molti spot. Però è uno dei tanti B-elemento team che puoi utilizzare adesso su un Kai Star Rail, grazie all'arrivo di Fuc Chuan e all'arrivo di Lynx. Quindi questo è molto interessante, ma comunque lo vedremo più avanti, lo vedremo più avanti, ne parleremo in una sede separata. Per quanto riguarda quali sono i team più utilizzati in memory in generale da questo campione di player presi da Pryden, abbiamo Mono Quantum, primo in classifica, che non è necessariamente più veloce, anzi è uno dei più lenti, ma come immaginavo, alle persone non interessa che il team sia più veloce o più lento perché non è importante, interessa che performi in qualsiasi piano. Anzi, proviamo a mettere a 3 stelle, ok. Performi in qualsiasi piano e senza aver paura di fallirlo. E il Mono Quantum sicuramente è un team immortale che puoi giocare in tutti i piani. E secondo me la variante con Qin Shue al posto di Zeller performa molto meglio in questa turbulence, almeno perché per via dei trotter, ok? Qin Shue può distruggere l'area a tutti i nemici senza problemi e i trotter chiaramente aiutano tantissimo poi tutto il kit di Qin Shue per quel che mi riguarda, insomma. Quindi mi aspetto che, mentre qua c'è un average cycle di 9.37 che è altissimo e non, cioè, non è buono, ok? C'ha 10 cycle di media di clear, con Qin Shue mi aspetto che sia almeno la metà, ok? Adesso non vedo nei primi 10 l'utilizzo di Qin Shue, ma per forza, perché se abbiamo un campione di player preso in considerazione dove Zele è al 61% degli utilizzi, mi immagino che non vedrò mai Qin Shue nei primi 10 team più usati, no? Quindi va benissimo. Comunque, Mono Quantum, primo in classifica per utilizzi, chiaro, le persone hanno pullato Fuc Chuan e Lynx apposta per
chiudere questo team, ma in realtà poi Fuxuan e Lynx hanno permesso di fare delle versioni diverse di Mono Quantum. Come vedete, la base del team è sempre Silverwolf, DPS Quantum più Fuxuan o Lynx, con vicino un Harmony o con supporto in generale dello stesso elemento degli avversari, per rispettare poi, cioè per applicare al 100% il Quantum con Silverwolf, ok? E va benissimo. Abbiamo i team con Inhibitor dopo, uno perché è pieno di elemento Imaginary e due perché Inhibitor comunque è appena uscito, quindi c'è ancora il Mega Hype, ma comunque l'elemento Imaginary è super presente. E dopo passiamo a Blade e poi Jingyuan. Quindi quali sono i carry più utilizzati in questo Memory? Che ha senso anche per il memory che abbiamo contro, per i trotter eccetera, sono Mono Quantum. Ha molto più senso vedere una Cinchou che una Zele qua, ma chiaramente anche Zele funziona. E un Inhibitor AoE Imaginary, un Blade AoE Vento, un Jingyuan AoE Elettro. Qua tra l'altro mi aspettavo di vedere più Kafka, fammi vedere, esatto, Kafka subito dopo. Mono Kafka tra l'altro. Vedo che molte persone stanno fissi col Mono Kafka piuttosto che andare di più DOT. Penso che sia un discorso di ottimizzazione dei PG, e semplicemente perché molte persone non hanno le risorse per livellare altri PG DPS oltre a quelli che hanno, e quindi sfruttano il fatto che hanno già livellato Team Yunasta e tengono quel team lì. Ma secondo me che tra l'altro rende molto bene questo team sicuramente. E oltretutto vedete una cosa, ogni volta che c'è uno Jingyuan e Kafka vedete Bailu come support, il che significa che Luosha viene spesso utilizzato con altri personaggi, e quindi è abbastanza collegata la cosa. Vedere Bailu più usata come healer qua rispetto a Lynx, Natasha, Gepard e non lo so, Mars 7 eccetera eccetera eccetera, mi stupisce un po' vedere che nella maggior parte dei team presi da 11.000 player ci sia Bailu. Mi sembra abbastanza incredibile, e ci sono molti Luosha. Giustamente Luosha chiaramente è al momento la scelta migliore per quanto riguarda l'healing sicuramente, o almeno soprattutto quando poi lo associ a nemici immaginari, ma comunque ok. Comunque questi sono i team più utilizzati, quindi Mono Quantum, nonostante sia nettamente più lento nel clear di altri team con Zele, ripeto, perché io con Cinchou ho una media di 2/3 cycle nel clear in qualsiasi piano, quindi vabbè, qua vengono presi player di tutti i tipi, quindi mi aspetto che qua ci sia un misto di super free to play. E anche se comunque per avere Zele, Silverwolf e Fuxuan, attenzione, questo team è un team super free to play, nel senso che Zele, Silverwolf, Fuxuan sono a distanza di mesi per i banner, oddio, Zele, Silverwolf sì, hanno un mesetto di distanza insomma, e quindi erano tranquillamente fattibili da free to play, ok? Non c'è niente di, chiaramente quello con Bronya richiede che tu abbia Bronya e ci mette un po' di cycle in meno di media, ok? Vabbè. Comunque, la cosa interessante di vedere Mono Quantum primo nei team più utilizzati è chiaramente che l'elemento Quantum è uno dei meno presenti in questo Memory, ma che in realtà è un numero un po' falso, perché i Trotter sono deboli al Quantum. Quindi in realtà il 43 che vedete qua, che è il numero di nemici deboli al Quantum in questo Memory, contro i 52-55 di Ghiaccio e Vento, ad esempio, è un po' falsetto, perché tutti i trotter che spawnano in questa turbulence sono Quantum, quindi in realtà il Quantum passa tra i primi per quanto riguarda l'elemento. Il Fire è a 36 in questo memory, mi aspetto che poi con un patch successivo e post Topaz questo Fire qui lo vedremo un po' più alto, ok? Mi aspetto che avremo una patch dove l'elemento fuoco sarà il predominante come nemico, ma lo vedremo magari nelle prossime patch, nei prossimi aggiornamenti del gioco, quando usciranno nuovi nemici, ok? Comunque mi aspetto che l'elemento fuoco diventerà il prossimo elemento più presente, quindi preparatevi, Himeko e Topaz Enjoyer, ok? E anche Hook Enjoyers. Comunque, detto questo, questo era giusto per la presenza di elementi. Tra l'altro, a proposito di presenza di elementi, l'elemento ghiaccio è presente letteralmente in ogni piano del memory, quindi ho fatto il mio clear del memory con Erta e è stato super piacevole. E difatti Erta, vedo che Prideware, non so perché gioco Cinchou, mi vedo Cinchou che Prideware la tira su, gioco Erta e Erta finisce in tier B su Prideware. Interessante, era tier D forse prima, ok? No, comunque Erta è mostruosamente forte in questa turbulence, chiaramente
grazie alla presenza dei trotter, ma non solo, grazie anche alla presenza di elemento ghiaccio, super presente in questo memory e mi aspetto anche nei prossimi 2-3 memory il ghiaccio sarà molto presente, anche perché poi il prossimo banner che avremo sarà Jingliu, quindi lì l'elemento ghiaccio salirà. E salirà ancora di più. Mi aspetto che poi, come un Pridewen Classic, sarà vedere Jingliu qua sopra in S+, e poi vedremo dopo Jingliu chi scenderà sotto nei tier S, perché ormai abbiamo già capito l'andazzo delle tier list, ma non sono qua per parlare della tier list di Pridewen, ero più qua per parlare del Memory of Chaos, degli utilizzi, eccetera, eccetera. E mi incuriosiva parecchio vedere Mono Quantum primo team utilizzato. Semplicemente perché non è uno dei più veloci, non è uno dei più veloci. Mi aspettavo di vedere molti più team B-elemento, ma vedo che ancora le persone non hanno azzardato. Ma secondo me è un po' che la fetta di player scelta da Pridewen segue Pridewen, ok? A mio parere, vedo un bel po' di Pridewen tier list in questi team più utilizzati nella loro. Dovrei fare un sondaggio con voi. Di chi mi segue, di quali sono i team più usati da voi, quali sono i personaggi più utilizzati da voi nei vari stage, ma non saprei come farlo. Sarebbe poi, tra l'altro, una fetta di player veramente più piccola, però sarebbe interessante vedere. Quasi quasi lo facciamo. Potrei farlo tramite i sondaggi YouTube. Non lo so, sarebbe interessante. Vediamo come fare, vediamo come fare. Sarebbe molto interessante. Altre cose interessanti sono vedere cosa viene usato di più come statistiche, come relic dei vari personaggi. Ora è interessante, andiamo a vedere qual è. L'utili. Non c'è Fuxuan? Cioè, vediamo come viene utilizzato di più Fuxuan in questo memory. Vediamo un po'. Ok, Lightcon Limited sua al 50% degli utilizzi. E la Madonna! Che range di player hai preso? La metà dei player che hanno Fuxuan hanno la sua Lightcon? E non so se voglio vedere sti numeri allora. Mi fa stranissimo. Mi fa strano. E lei è 0,72%. Quindi la maggior parte delle persone hanno scelto di tenere 0 e prendere la Lightcon invece che andare per lei 1. Ok. E 23% usa quella del Simulated Universe. Quindi il 23% ha deciso di non pullare proprio per le Lightcon. Il 10% Random Choice. L'8% Momento Victory. E 6% dei One of My New Life. E qua ci troviamo più o meno con le Lightcon utilizzate a Fuxuan. Il Guard e il Dissipol hanno. Guard e Dissipol hanno il 50% di utilizzo. Hackerspace e Dissipol il 20%. Dissipol da solo 10%. Va bene, siamo nella media di quello che sappiamo. Broken Kill più utilizzato è il Fleet of Days. Io preferisco il Fleet, ma riesco a vedere perché. Comunque va bene, questi sono i due set utilizzati. E niente, direi. HP average 7800, difesa average 1466, speed average altissima. Questa speed average non ce l'ha quasi nessuno su Pridewen. Quindi le persone veramente preferiscono speed giocato su Fuxuan. Beh, ovviamente sì, perché stiamo prendendo una fetta di player che usa principalmente la sua Lightcon, quindi ci può stare. Ok. Ok, comunque questi potrebbero essere numeri interessanti se volete vedere cosa usa di più la gente, anche se solitamente molto spesso devo stare lontano da quello che vedo qua perché c'è un misto di chiaramente queste sono delle medie perché poi sono build totalmente opposte tra loro combinate che danno fuori a numeri mostruosamente orribili a volte e quindi a volte è meglio non guardarci, insomma, in quel senso lì. Comunque era abbastanza interessante da vedere anche queste, insomma, no? Fatemi sapere se voi avete pullato Fuxuan e Lynx, se effettivamente vi trovate meglio con un B-elemento, il Mono Quantum vi sta piacendo, se usate Mono Quantum con Zhele, Mono Quantum con Qin Shui. Fatemi sapere un po' voi cosa ne pensate di Fuxuan e Lynx in generale, dei team Mono Quantum, dei team Mono, della direzione dell'AoE contro single target. Sono curioso, dai, sono veramente curioso. Poi cerchiamo di riprendere un bel po' dei vostri commenti perché poi mi piace parlarne anche in live, eccetera, eccetera, eccetera. Sono molto interessato alla cosa. E poi fatemi sapere cosa ne pensate della mia grandissima Erta che a quanto pare Pridewen mi guarda e finisce Sium. No, non è vero che Pridewen mi guarda, se no sarebbe la fine. E comunque, a quanto pare sale un po' di tier grazie a questa nuova Turbulence, ma secondo me Erta è un buonissimo sub DPS, ok?
È un ottimo sub DPS da portarsi in giro. Non è un main DPS, non è un main carry, non può farlo. Però come sub DPS fa tanta roba e fa bene il suo lavoro anche per via del fatto che ci sono una marea di nemici deboli al ghiaccio, ok? Quindi vediamo un po' come va andando avanti nelle patch. Comunque, niente, per il video è tutto. Volevo solo parlarvi un po' di queste novità. Poi adesso ci aspettiamo la nuova live della patch 1.4 settimana prossima e vi terrò aggiornati. E ci aspettiamo anche che iniziano ad introdurci i personaggi della 1.5, che non vedo l'ora. E poi hanno annunciato Topaz, nuova zona di Belobog. Non vedo l'ora, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Porterò tanta Topaz. Nel senso, tanto gameplay di Topaz. E quando uscirà, e sicuramente anche Jinglyu in ogni caso. Ah, e per la cronaca, ho iniziato a giocare un Honkai Impact e lo sto portando anche live. Sto seguendo la storia, cerco di tradurla mentre la faccio. E sto cercando di capirci qualcosa perché sembra molto complicata, quindi se siete interessati spero che possa interessarvi anche un po' di contenuto a tema Honkai Impact, che okay? Mi sta piacendo, sono interessato alla storia, come sono super interessato a quella di Star Rail, quindi vediamo un po' come va. Per il resto noi ci vediamo alla prossima live o al prossimo video. Grazie per aver guardato. Bella!